riguardano per una somma di circa 21.000 euro. Lo spostamento degli uffici del settore numero 4, praticamente i tributi minori, l'IMU, la Tari, lo scolastico, che verranno appunto questi uffici spostati dal paese al Lido. Abbiamo già individuato, diciamo, un paio di locali che potrebbero confacere, diciamo, al servizio che vogliamo dare al cittadino, e quindi a brevissimo faremo un contratto di affitto appunto per dare questo servizio di prossimità al cittadino, ma anche per permettere alle persone diversamente abili di poter usufruire di questi servizi senza nessuna problematica. Ho condiviso in maggioranza di assegnare delle risorse importanti per quanto riguarda la viabilità, quindi sulle strade, quindi ci saranno 100.000 euro che sono state assegnate per il rifacimento di via Fontanelle e via Badette, che è una strada che viene percorsa giornalmente da tanti utenti ed è particolarmente ammalorata. E poi abbiamo 209.000 euro praticamente che serviranno per sistemare l'ultimo tratto del lungomare Sirena e anche il marciapiede lato ovest, insomma, che è particolarmente rovinato. Questi due interventi, ma soprattutto per quanto riguarda il lungomare sud, insieme a un intervento di raccolta delle acque che avverrà a brevissimo, quindi permetteranno di avere tutto il lungomare ripristinato e diciamo in ottima evidenza, speriamo per la prossima stagione estiva.